C'è qualcuno che non conosci? Cos'hai questa? O questa? Vabbè. Spieghiamo a Mario che sono dei... Non che io sono molto in questo argomento, però sono dei segni che si usano nella musica. Ma no, non lo sapete, lo sapete. Tutti abbiamo imparato almeno questi piccoli segni nella elementare, nelle scuole elementari, che ci può aiutare o possono aiutare di più quelli che si intendono o vogliono fare una carriera sulla musica. Chi vogliono fare una carriera sulla musica? Chi ha mai cantato o chi ha questo desiderio di cantare? Poi ci possiamo parlare di questo argomento molto importante. Abbiamo iniziato uno spuntino sabato scorso, ho visto che tutti quelli che sono stati presenti sono stati contenti, e oggi, visto che non c'era un altro che voleva parlare, o non è stato nominato un altro, io vorrei continuare di questo argomento che penso che piace a tutti. Tutti vogliamo, ci piace di ascoltare la musica e di cantare, un po' di meno nei nostri tempi di cantare, di esprimere la nostra voce. Sembra un po' di meno questo desiderio, però almeno di ascoltare la musica penso che tutti in qualche modo vogliamo farlo. La musica è stata creata per servire a un scopo santo, per indirizzare i pensieri verso ciò che è puro, nobile e edificante, e per portare nell'anima la devozione e la riconoscenza verso Dio. La musica oggi è una impresa. Nel tutto il mondo della musica si guadagna milioni di dischi, se un autore molto famoso si vendono milioni di dischi in un anno o anche di meno, però la musica è stata creata per servire a un scopo santo. Quanti di quegli milioni, milioni, milioni di dischi hanno questo scopo santo? Per indirizzare i pensieri verso ciò che è puro, nobile e edificante, e per portare nell'anima la devozione e la riconoscenza verso Dio. Quindi anche noi viviamo su questo mondo quando, come dicevo, la musica è una grande ditta, è una impresa grandissima, che tutti possono essere in qualche modo. Penso che non esiste una famiglia dove non c'è, almeno qui in Italia, non hanno un CD con la musica. È difficile questa, o una cassetta quella più vecchia, o una chiavetta con musica, o un computer che ha tanta musica. Non credo. C'è qualcuno qua che in casa non ha una musica? No, non credo. Anche in macchina c'è tanta musica volendo, o se no c'è la radio. Quanto di questa musica però indirizza i nostri pensieri verso ciò che è puro, nobile ed edificante? È facile andare e salire in macchina, schiacci il bottone, cosa canta? Quello che canta, non importa. L'importante è che canta qualcosa, che io non mi annoio in macchina, questo è un esempio. Però quanto di quella musica è così? 1%, per non dire zero. 1% può essere quale differenza tra l'abitudine di una volta e lo scopo al quale troppo spesso viene oggi consacrata la musica? Quanto differenza di quella musica da tanto, dall'inizio quando è stata creata, e oggi? Quanti oggi usano questo dono per innalzare se stessi invece di utilizzarlo per glorificare Dio?
quanti spettacoli si fanno oggi sulle stadioni, su San Siro per un esempio, 80.000 sono lì, o altri grandi eventi dello spettacolo, della musica. Ma qual è l'obiettivo? L'obiettivo di glorificare Dio? No, di glorificare quello che canta. In prima persona, chi è più applaudito lì? Dio? No, è quella che canta. Non diamo qua dei nomi, però sono tantissimi che non hanno un altro obiettivo di vendere la loro musica e di glorificarsi. Un simile amore per la musica porterà all'insensibilità e all'unione con gli amanti dei piaceri mondani, cosa che Dio ha vietato ai suoi figli. Quindi, fratelli, giovani, niente da fare con questo mondo della musica. Non è per noi. Non possiamo avere anche pensieri verso Gesù, non possiamo lodare Dio con la musica che è mondana, che non c'entra niente con i nostri obiettivi. Così, quella che è la più grande benedizione, quando non è usata in modo giusto, diventa uno dei migliori strumenti attraverso i quali Satana inganna e allontana la mente dal dovere della contemplazione delle cose interne, eterne. Quindi non dobbiamo lasciarci ingannati di questa possibilità forte di allontanarci dalle cose eterne. La musica è una parte dell'adorazione a Dio nelle corti celesti e noi dovremo cercare nei nostri cantici di lode di avvicinarci al più possibile all'armonia dei cori celesti. Nel cielo, dove è stata creata, dove è stata inventata la musica, non qui sulla terra, non era prima nel cielo e anche adesso. Quindi è una parte dell'adorazione a Dio nei corti celesti e noi dovremo cercare nei nostri cantici di avvicinarci ai quei cori celesti. Una preparazione adeguata della voce è un aspetto importante dell'educazione e non deve essere trascurato. Giovani, anche voi, anche noi tutti, dobbiamo prepararci, avere una preparazione adeguata della voce e questo è un aspetto molto importante della nostra preparazione. Sembra che non è importante la musica, però vedete che noi già ho una gran parte del nostro tempo che lo trascuriamo qua è della musica. È molto importante come noi ci alziamo e cantiamo. Quella che le parole che noi le diciamo, però magari questo è un pochettino più importante. È molto importante come noi apriamo la bocca per lodare il Signore, con la mezza bocca, con tutto il cuore o così come capita. Dio è glorificato attraverso i canti di lode dal cuore puro, pieno di amore e devoto a Lui. Quindi noi possiamo tramite questi canti, questi inni di lode, possiamo glorificare il nostro Dio con il cuore puro, pieno di amore, come abbiamo imparato anche oggi. La musica deve avere bellezza, emozione e potenza. Bellezza, emozioni e potenza. Per questo dico, quando noi cantiamo qua, dobbiamo avere emozioni. La musica ci deve darci un'emozione, ci deve dare una bellezza, una potenza deve essere. Lasciate che le voci si innalzino in canti di lode e devozione. Usate, se è possibile, la musica strumentale. E la grandiosa armonia si innalza a Dio come un sacrificio piacevole. È molto nel culto
divino, anche se non, oggi non ci occupiamo di questa parte. È molto importante la musica nei nostri raduni. Per tutti quanti che siamo qua è molto importante come noi glorifichiamo Dio tramite i nostri inni. Chi conosce questa immagine? Chi è mai stato qua? Come? Un'immagine che non è fatta 2000 anni fa, però 2000, quasi 2000 anni fa su questa terra era Gesù Cristo. A parte che noi magari conosciamo come un giardino che Gesù Cristo ha sofferto tanto, che è stato preso, quindi il giardino Getsemani. Lui, e noi conosciamo una storia molto triste di lui qua, invece non è così. Spesso le ore del mattino trovavano Gesù in luoghi appartati, meditando, investigando le scritture oppure pregando. Lui dava il benvenuto al mattino cantando, rallegrava le ore attraverso i canti di ringraziamento e portava l'allegria anche a coloro che erano afflitti e scoraggiati. Lui andava spesso in questo giardino e dava il benvenuto al mattino cantando. E una frase della lezione di oggi ci chiedeva di seguire i passi di Gesù, perché lui andava a fare bene a chiunque. Quindi qua noi dobbiamo seguire. Dava il benvenuto al mattino cantando. Quanti di noi ci svegliamo al mattino e diamo il benvenuto alle 6:30? Dico così, forse altri prima. Le 6:30 spunta magari il sole. Quanti di noi diamo il benvenuto al mattino cantando? Lui non era stanco, solo noi siamo stanchi. Ma magari dopo una notte di riposo non siamo così tanti, tanto stanchi. Vogliamo, possiamo dare il benvenuto cantando? Oh, ancora un giorno pieno. No, non ce la faccio. Rallegrava le ore attraverso canti di ringraziamento e portava l'allegria anche a coloro che erano afflitti e scoraggiati. Questa è quella che faceva Gesù. Rallegrava. Vi avete mai immaginato lui cantava, cantando? No, perché lui era sobrio. Nella lezione oggi ci chiedeva, siate sobri. Ma cosa significa che noi dobbiamo essere sobri? Tristi? Noiosi? O una posizione così nella nostra immaginazione umile? No. Sì, serie, sì. Serenità, serietà. Ma lui cantava. E un pochettino quando lui si è fatto più grande, egli è stato tentato. Lui era tentato. Come anche noi oggi, e voi giovani siete tentati oggi, in tante circostanze. Ma i canti che le aveva imparato della madre, li tornavano in mente e lui innalzava la voce attraverso canti di lodi. Quando era un po' più grande e le tentazioni venivano, lui si ricordava i cantici che la sua madre lo insegnava. Senza rendersi conto, i suoi compagni si univano a lui nel canto. E mi rivolgo sempre ai giovani. Quante volte voi iniziate a cantare nella scuola e gli altri si uniscono con voi? O noi al lavoro, quante volte iniziamo? Cosa cantiamo noi nei nostri quando ci viene in mente? Cosa ci viene in mente a cantare? Beh sì.
ascolta di più. Quella che si ascolta di più, quella che si canta di più, o quella che si pratica di più. Senza rendersi conto, i suoi compagni si univano a lui nel canto. Ci raccontava fratello Mihai che lui sentiva un suo collega che cantava qualcosa e dopo lui, magari senza volere o volendo, ha iniziato anche lui a cantare. Sì, perché era un canto che lo conoscevo, che era un canto bello. Dio desidera che usiamo ogni mezzo che il cielo ci ha messo alla disposizione per opporci al nemico. Quindi vedremo anche qua, ma anche più dopo, se abbiamo dei problemi, se abbiamo un nemico. Oggi si diceva che il leone è di fuori, ma voi ci aspettate che c'è un leone davanti a noi e dobbiamo prendere il fucile? No, è difficile che noi troviamo e vediamo davanti a noi un leone. Le tentazioni invece vengono, da fuori e purtroppo anche da dentro. Loro vengono. Come possiamo difenderci? Dio, Gesù Cristo faceva così, cantava. Quella che sentiva si ricordava della sua madre. Spesso esprimeva la gioia cantando salmi e melodie celesti. Gli abitanti di Nazareth sentivano spesso la sua voce cantare lode e ringraziamenti a Dio. Gli abitanti di Nazareth sentivano spesso la sua voce. No, chiude la finestra che ci sentono i vicini. Quando facciamo il culto mattutino o serale. Se sentono cosa? Abitanti di Nazareth erano già abituati che Gesù canta. Gesù cantava. Egli manteneva il legame con il cielo attraverso il canto e quando i suoi compagni si lamentavano per la stanchezza del lavoro, essi erano rinvigoriti dalle sublime melodie che uscivano dalle sue labbra. I suoi compagni si stancavano, anche lui era stanco, però quando lui iniziava a cantare loro già si sentivano molto meglio, si erano rinvigorite dalle sublime melodie. Ma noi oggi quando sentiamo una melodia alla radio, per esempio, ci sentiamo rinvigoriti? No. Chiude, spegnilo o abbassalo perché mi fa male di testa. A volte si sente così. Lascialo stare, che non è una melodia che ti fa collegare con il cielo. Se noi e la melodia o il cantico che lo facciamo non sono le parole per lodare Dio, non ci possono rinvigorire, non può aiutare nessuno. I suoi inni di lode sembravano allontanare gli angeli maligni e simili al fumo dell'incenso riempivano il posto di un profumo piacevole. Sembravano allontanare gli angeli maligni. Sì, sembravano, ma potevano essere anche vero. No, solo sembravano. Cos'hai qua? Museo di armeria, fucili e di tutto lì, le spade. E uno qua che già inizia, non si vede bene però, con un fucile che vuole abbattere quel elicottero. Questo già punta, quindi le armi che si usano oggi, invece noi non possiamo usare quelle armi, in nessun modo, anche se vogliamo a volte di fare qualcosa, di difenderci, magari da un leone, dipende che tipo di leone, non possiamo usare le armi.
la nostra coscienza non ci permette, neanche la nostra religione, quindi le armi sono escluse. Però possiamo usare un altro tipo di arma. Il canto è un'arma che può essere utilizzata sempre contro lo scoraggiamento. Qualcuno di qua è stato mai scoraggiato? Ma c'è qualcuno che non è stato mai scoraggiato? Non credo, fratello. Purtroppo su questa terra tutti passiamo dei momenti scoraggiati. E è anche giusto così. È una vita che va avanti così, è una vita che è una scuola, però il canto è un'arma che può essere utilizzata sempre contro lo scoraggiamento. Ogni volta che ci sentiamo scoraggiati, prendiamo quest'arma, ma non schiacciamo il pulsante. No, non schiacciamo il pulsante per sparire, per fare un sgomito, per fare un rumore, e lo scoraggiamento va via, no? Dobbiamo fare come faceva Gesù. Cantava e manteneva il collegamento con Gesù Cristo, con il suo padre. Quando apriamo il cuore davanti ai raggi di luce del nostro Redentore, avremo la salute e la sua benedizione. Un re che ha scritto tanti cantici. Un re che è stato molto saggio, però. La Bibbia ce lo racconta come il personaggio più saggio, intelligente della storia biblica. Chi si ricorda di un momento meraviglioso, molto, che è rimasto fino a noi oggi, di questo re, il secondo re del popolo giudeo, che ha fatto una bravata, diciamo, nei nostri ha preso una decisione molto saggia. Primo, chi era il re di che parliamo? Il figlio di Davide, però. Il figlio di Davide. Anche Davide ha scritto tanti salmi, però invece sembra che Salomone ha superato il suo padre. Quindi Salomone. All'inizio, che dopo si è fatto un giro del mondo dall'epoca, la sua saggezza, cosa ha fatto Salomone? La storia con le due mamme e il bambino. Grazie. Quindi questa piccola, insignificante situazione sembra, però all'epoca ha fatto molto eco su tutti quelli che lo circondavano. Quindi la saggezza di Salomone, ispirata dall'alto, è stata espressa nei canti di lode e in molti proverbi. Però pronunciò 3.000 proverbi e i suoi canti ci furono 1.005. Salomone ha scritto 1.005 cantici. E lui pertanto era un re. Un re che doveva occuparsi di tante cose, un re che ha dovuto fare la casa di Dio, il tempio di Salomone, che fa parte da quelle 7 meraviglie del mondo. Quindi aveva tanto da fare, aveva invece tempo, prenderci tempo di fare anche 1.005 cantici. Si vede e si intende di qua che a lui piaceva la musica. Questa è un'altra valle di benedizioni che è scritta nella Bibbia
Però io propongo adesso che prendiamo una piccola pausa mentre possiamo lodare Dio con un inno. Anche qua in questa valle di benedizione, se magari qualcuno si ricorda, questa valle che è rimasta con questo nome fino nei nostri giorni, qua tramite la musica un re ha vinto una grande battaglia, però questa dopo. Proviamo di cantare con tutto il cuore, con tutta la bocca e di essere attenti anche a quella che noi cantiamo. Torniamo qui in questa valle di benedizioni.
una valle meravigliosa, ma non solo per la sua, il suo punto geografico, anzi di più quando Giosafat aveva davanti il re di Giuda, aveva davanti a sé due nemici, Ammonizi e Moabizi, quando erano pronti per sconfiggerci, per iniziare la battaglia contro di lui. La storia è un pochettino più lunga, quindi loro erano assolutamente scoperti. Giosafat non sapeva tanto cosa fare, invece ha pregato a Dio, ha chiesto il suo aiuto, si è umiliato davanti a sé e dopo subito la risposta è venuta, quindi stai tranquillo che non tu lotterai, lotterà Dio contro di te. E qui in questa valle è stata una grande vittoria da parte di Giosafat e il suo popolo, anche se non hanno fatto niente, però hanno preso, se non mi viene la parola, quelli che prendono dalla guerra. Non solo stati, che non interessava, i beni, bottino di guerra, sì, hanno portato tanto di lì. Quindi la mattina seguente si alzarono presto e partirono per il deserto di Tecqua. Mentre si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, disse: ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, credete nell'Eterno il vostro Dio, sarete saldi, credete nei suoi profeti e prospererete. Quindi, dopo essersi consigliato con il popolo, stabilì quelli che dovevano cantare all'Eterno e dovevano lodarlo per lo splendore della sua santità. Questi cantanti andavano davanti all'esercito cantando lode a Dio per le promesse della vittoria. La promessa era già nella testa di Giosafat, però hanno dovuto fare anche loro qualcosa. Si siamo riuniti, hanno fatto un comitato, hanno detto: niente, mettiamo davanti i cantanti. E così hanno fatto. Questi cantanti andavano davanti all'esercito cantando lode a Dio per le promesse della vittoria. Prima di aver vinto. Ma la promessa era. Quindi l'arma da questa occasione non hanno avuto il fucile, però cantavano. C'era una sola via per andare a lottare contro l'esercito del nemico: lodando il Signore attraverso cantici e lodando il nome di Dio, del Dio di Israele. Non avevano altre chance, altre possibilità non c'erano. Però loro hanno usato quella unica che era. Questa era la loro marcia per la lotta. Erano rivestiti nella bellezza della santità. E adesso per noi, se oggi ci fosse più lode per Dio, la speranza, il coraggio e la fede crescerebbe di continuo. E forse non è questo che rafforzerebbe le mani dei lottatori che stanno oggi nella difesa della verità? Che armi possiamo usare noi oggi per difenderci o per difendere la verità? Semplice. Ma quanti ne usiamo? Qual è il motivo che oggi siamo molto più deboli? Qual è il motivo che oggi ci abbiamo la paura? Ma la verità si tocca, non lo so cosa si fa la dottrina. Qual è il problema? Unica possibilità di lottare lodando il Signore attraverso i cantici e lodando il nome di Dio Israele. È questa che noi dobbiamo fare oggi. Non dobbiamo avere paura di altre speculazioni, diciamo, della verità che si abbassa, che si non lo so cosa fa. Lodando Dio è la risposta, la promessa già ce lo abbiamo. Dobbiamo mettere anche qua una batteria.
voce Paolo e Sila, grandi uomini di fede. Però io mi meraviglio e dico, hanno pregato sì, era mezzanotte e loro cantavano in prigione. Quante volte noi alla mezzanotte cantiamo, ma non siamo in prigione? Ripeto, tante volte diciamo, non chiude la finestra, perché ci sentono i vicini. Cantiamo male, no? Che magari cantiamo male, sì, hai ragione. No, fratello, anche la voce dobbiamo educarla, diventare bene, che Dio ci può aiutare. Quindi loro, questi grandi uomini di fede, hanno pregato, però anche cantato inni di lode. E poi cosa è capitato? Cosa si è fatto? All'improvviso, subito le porte del carcere sono aperte. Nel deserto, qua c'è la tenda di Mosè, Aarone, nel deserto. Però non è questa quella che ci interessa di più. Ci interessa che il popolo di Israele lodava Dio attraverso i canti santi, anche se erano poveri, anche se non aveva da mangiare, aveva solo per quel giorno, diciamo, non aveva tante ricchezze, anche se aveva i motivi di essere scontenti, scoraggiati. Giriamo sempre in questo punto. Sono anni, 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 40 anni che abbiamo girato sulla stessa via, ma loro lodavano Dio. I viaggiatori, i pellegrini hanno trasposto nei canti i comandamenti e le promesse del Signore e li hanno cantate nel percorso del loro viaggio. È molto più facile di ricordarci, a noi queste, anche queste più anziani, diciamo, però specialmente ai giovani, ai bambini, di ricordarsi le cose belle, le cose importanti quando si canta, perché è più facile così. E loro come comandamenti li cantavano e così se le ricordavano meglio. Questi qua le riconosce qualcuno? Una grande battaglia anche qua, ma non quella con le armi. Una grande battaglia che era sempre dittata, diciamo, era sempre chiesta da Dio. Voi dovete fare così, dovete solo girare e cantare, di lodare Dio. E dopo poco tempo già i muri del Gerico sono abbattuti. Sì, purtroppo tempo passa, non penso che finiamo. L'idea è che abbiamo potuto sentire un po' del passato, esempio di Gesù che cantava e tutti d'intorno erano meravigliati, erano messe bene nel loro agio, e tutti erano contenti di quello che lui cantava. Abbiamo visto anche una lotta molto importante di Giosafat, che l'unica loro possibilità di vincere era di lodare Dio tramite i cantici. Abbiamo visto che anche Paolo e Sila, hanno pregato ma hanno cantato, e in quel momento, dopo quel momento, le porte delle carcere sono state aperte. E questa grande battaglia, sempre con l'aiuto di Dio, però la loro parte la faceva cantando, i muri del Gerico si sono abbattuti e loro hanno vinto la battaglia.
Non si dovrebbe mai perdere di vista il valore del canto come strumento per l'educazione. Si sentono cantici in famiglia, di quelli teneri e puri, e allora ci saranno meno parole di critica e più allegria, speranza e gioia. Se vogliamo che i nostri famigli si sentano meno parole di questo tipo, o nelle nostre chiese, o nella società, ci vogliono cantici, però quelli teneri e puri, quelli che devono e possono lodare il nome di Dio. Come parte del culto divino, il canto è allo stesso modo un atto di inchino come la preghiera, e infatti molti canti sono preghiere. Come dicevo anche sabato scorso, la preghiera e il cantico sono tante volte uguali. Però noi quando si fa una preghiera, magari sì, che siamo attenti per forza, che stiamo lì con gli occhi chiusi. Però quando si canta, che tante volte il cantico è uguale come una preghiera, è una preghiera, perché se siamo attenti ai suoi versi, il cantico è una preghiera quasi sempre. Ma stiamo attenti o pensiamo in altro modo, un altro punto? Speriamo di no. Attraverso la grazia divina tutti possono salire i gradini della terra al cielo, alla fine entrare con canti e gioia eterna attraverso le porte della città di Dio. Questo è un meraviglioso cantico di Mosè. Chi potrà cantare il cantico di Mosè? Chi conosce questo? Chi conosce? Quindi non tutti potranno cantare questa, però speriamo che anche noi possiamo far parte di quelle che canteranno il cantico di Mosè, quelle che hanno passato in questa valle del pianto e sono usciti vittoriosi. Che Dio ci può aiutare, che noi possiamo fare parte da quelli che canteranno mentre vedranno così simbolicamente in questa immagine la città eterna. Mentre Gesù discuterà agli eletti le ricchezze delle redenzioni, i meravigliosi risultati conseguiti nella grande lotta contro Satana, i cori dei redenti palpiteranno di un amore più intenso e con gioia faranno vibrare le loro arpe d'oro, mentre milioni di voci si leveranno in un coro di lode. Chi ha letto questo passaggio oggi? Ultima notte. Chi ha letto? Chi l'ha letto oggi qua? L'ha letto Anna. Oggi noi abbiamo già sentito questo. Che Dio ci aiuta, che anche noi possiamo gioire e di far vibrare le loro arpe d'oro, mentre milioni di voci si leveranno in coro di lode. E questo è il nostro obiettivo, cari fratelli, sorelle, amici, ospiti, giovani. Non abbiamo un altro obiettivo, è solo quello di andare anche noi lì, di essere anche noi lì, e milioni di voci si uniscono con le nostre arpe. Non lo so, è difficile oggi di imparare all'arpa. Si dice che è la cosa più difficile di imparare a cantare con l'arpa. Sono pochissimi che fanno questa cosa. Però lì noi avremo questa possibilità di lodare Dio e riunirsi con noi milioni e milioni di angeli. Che Dio ci aiuta, che anche noi come questo gruppo che ci riuniamo qua ogni sabato, di poter avere questa voglia di modellare la nostra voce, di poter lodare, voler lodare il
il nostro Signore con la nostra voce, ma non solo qua, anche nelle nostre famiglie, nella nostra macchina, nel nostro lavoro, nella scuola, dappertutto. Se non è possibile con voce alta, però è preferibile con voce normale, alta, possiamo farlo in qualsiasi tipo, diciamo. È importante che quella che cantiamo di essere per la lode di Dio. Che Dio benedica tutti quanti. Amen. Amen.